quadro di insieme che ci ha descritto, più analitico per il 400 e il 500, un po' più sommario per i secoli successivi, però come hanno detto dal pubblico aspettiamo la relazione, quindi quella parte ce la leggeremo. No, e non, ve la, non la vedrete mai perché era quella parte lì, l'avevo scritta tutta a mano. E la mia scrittura la capisco a malapena io, per cui penso che non sarà difficile. Per darci il suo sapere. Do la parola al professor Alessandro Porro, che è medico chirurgo, è professore di storia della medicina e dottore di ricerca in storia della metodologia medica dell'Università degli Studi di Brescia. È anche diplomato in archivistica, fotografia e diplomatica. È autore anche lui di numerosi saggi, ha collaborato al volume su Filippo Lussana, che è stato pubblicato negli anni scorsi sempre dalla Fondazione per la Storia Economica e Sociale, ed autore, anche lui è autore di numerose pubblicazioni, tra cui ricordo Una storia della medicina fino al XIX secolo, con un appendice sulla storia dell'odontoiatria. Lui interverrà sulla medicina nella Lombardia orientale tra età moderna e contemporanea. Prego. Grazie. Ringrazio chi ha creduto che potessi dire qualcosa di, spero, sensato, se non utile. Dico anche, dottor Fenitin ha già annunciato, che io sono un po' qui schizofrenicamente diviso, perché sono medico e quindi sono fra colleghi, sono storico della medicina e quindi sono qui fra colleghi storici, ho lontani studi dell'archivio di Stato di Milano, e giammai mi considererei archivista, ma quantomeno sono vicino anche ai colleghi archivisti, e poi sono un fruitore degli archivi, che è un altro dato molto importante. Per cui veramente non sapevo cosa dire. E allora ho pensato che ovviamente non mi sarei mai confrontato e sovrapposto al carissimo collega Onger, che ha detto già tutto quello che c'è da dire sui secoli che precedono il mio intervento, diciamo così. E allora ho pensato di darvi alcuni flash, quattro flash, relativi ad alcune figure, ad alcuni tratteggi ergobiografici di figure della medicina della Lombardia orientale, soprattutto del 700 e dell'800, tenendo come riferimento geografico l'odierna Lombardia orientale un po' allargata e quindi tutto quel che sta ad est del fiume Adda, indipendentemente dal fatto di essere sotto il leone di San Marco o sotto il Ducato di Milano, diciamo per l'epoca sotto l'Aquila degli Asburgo. E allora prendete questa mia brevissima carrellata, spero di essere molto rapido, come un spunto di flash che vogliono ricordarvi e ricordarci e ricordarmi la complessità dell'evoluzione della medicina in questo territorio, che è uno dei territori più importanti per l'evoluzione della medicina a livello europeo, e sottolineando questo mi rendo conto di andare un po' controcorrente, non sono un Foucaultiano, tanto per dire le cose in maniera molto chiara, perché deve essere recuperata dal punto di vista storiografico tutta l'esperienza delle nostre regioni inserite in un contesto europeo più ampio. Ma allora, la prima figura che vorrei sottoporre alla vostra attenzione è quella di Francesco Roncalli Parolino, bresciano, uno degli esponenti più importanti della medicina europea del tempo. Ha scritto di tutto, si è occupato di urologia con importantissime opere, ma io vorrei qui, al di là del bellissimo ritratto che compare qui, portare la vostra attenzione su quest'opera, L'Europa in medicina, Sapientibus illustrata, et comite Francesco Roncalli Parolino Observazione sola aucta, del 1747. Perché? Perché è una visione, e questo è il primo messaggio che voglio darvi, è una visione della medicina integrata a livello europeo. Siamo in una dimensione che pone Brescia, che certo non è una delle capitali della scienza europea, in un contesto
europeo. Perché? Perché Roncalli, Parolino, ha una rete di conoscenze sviluppate in tutta Europa che gli consentono di pubblicare questo in foglio. Mi scuso, non l'ho portato per le dimensioni, dovendo viaggiare in treno era un po' scomodo, ma pensate a un infoglio romano di buone dimensioni, ecco, un testo che raccoglie, che dà una fotografia di tutta la medicina europea del suo tempo, perché Roncalli Parolino manda l'elaborazione di questo testo, gli porta via almeno 4-5 anni di lavoro, manda a tutti i suoi corrispondenti in tutta Europa, dalla Scandinavia al Portogallo, alla Grecia, alla Moscovia, all'Angria, alla Britannia, manda relazioni chiedendo che tutti i suoi, diciamo, corrispondenti gli rimandino una relazione dettagliata sullo stato della medicina nelle loro regioni. E quindi abbiamo una fotografia della medicina del tempo. È un'opera utilissima, di grandissima utilità per noi storici, che ci fa riflettere su, appunto, su questa internazionalizzazione della medicina, tema al quale noi oggi siamo assai abituati. E allora, scorrendo naturalmente le pagine dell'Europa in medicina roncalliana, voglio sottolinearvi come tutte le zone della Lombardia orientale siano rappresentate, ovviamente con una predilezione per Brescia, questo è ovvio, ma tutte siano rappresentate e i corrispondenti sono al massimo livello. Bergomum, chi non conosce Pasta, ma anche un giovane medico algisi di Malpaga, che manda una piccola relazione sullo stato sanitario del suo paese, la rotta di Malpaga, sappiamo quanto fosse importante, ma non aspetta certo a me sottolinearlo, ma per dire che qui troviamo riferimenti specifici. Parentesi, l'opera è dotata di un importantissimo indice analitico che consente di collegare per ciascun tema il trattamento, diciamo, medico a livello europeo, per cui è molto importante anche questo sussidio di lavoro. Brescia, naturalmente, voglio solo sottolineare due piccoli capitoli che sono rappresentati: il De Brexianis in Medicinam Scriptoribus, De qui utilitatibus abeorum lezione pro odierna praxis ex serpendis, il concetto che la medicina nel passato può essere ancora utile per l'esercizio attuale, ai tempi ovviamente. E quest'altro capitolo, il Plantarum in agro brixiano situs et vires, che è un resoconto della persistenza e l'uso delle piante medicinali della città e dell'agro bresciano, cito così l'aloe perché è una pianta ancora molto usata oggi, e si dice dove la si trova: in Benaci lacus riperia purgat menstrua promovet vermes enecat solvit humores piquidosus. Crema, tutti sappiamo che crema è veneziana, e allora qui abbiamo un altro riferimento che ci può ricordare una delle grandi figure, Carlo Francesco Pogrossi, cremasco, professore all'Università di Padova, esponente di una della medicina moderna. E questa sarà la caratteristica sia di Roncalli che di alcuni autori cremonesi ai quali farò cenno fra poco. È una medicina nuova, una medicina del Settecento, una medicina che fa riferimento alla iatrofisica, alla iatromeccanica, e quindi una medicina che tiene nel giusto conto la tradizione ma cerca di superarla in virtù delle nuove idee. E qui abbiamo Cogrossi, che è famoso per i suoi studi che preconizzano alcune acquisizioni successive in tema di contagio vivo. Oggi parleremmo in termini moderni di microbiologia, naturalmente all'epoca non possiamo fare questi discorsi. E per esempio abbiamo altre relazioni sempre relative alla medicina di crema, come quelle di Fromond,
può essere solo un nome che dice poco a questo punto, ma fra qualche secondo vi spiegherò perché l'ho inserito. Un altro riferimento è la città di Cremona, ovviamente. Cremona, siamo entrati nel Ducato di Milano, e la figura di riferimento proprio in questi termini di medicina moderna è Paolo Valcarenghi. Se il riferimento della medicina veneta è Padova, Grossi è Padova, qui il riferimento di Paolo Valcarenghi è Pavia, ovviamente l'università della Lombardia, del Ducato e poi della Lombardia austriaca, l'università di Pavia. Ma Paolo Valcarenghi, uno dei più importanti medici cremonesi del Settecento, è un medico razionale, e pubblicherà, vedremo poi cosa. Sempre a proposito di Cremona, viene citata qui una relazione di Martino Ghisi, che era di Soresina. È importante per la storia della medicina perché nel 1749 egli descrive, ci dà la prima descrizione moderna, scientificamente valida, e qui parlo ai miei colleghi medici, della difterite. Descrive le pseudomembrane e ne fa una definizione anatomica e fisiologica e patologica corretta. Poco di Mantova. In effetti nell'Europa medicina di Mantova si parla poco, e dobbiamo ancora considerare che invece c'è un capitolo dedicato a Castiglione delle Stiviere, territorio ancora bresciano, e quindi noi lo dobbiamo ritrovare sotto la parte della medicina bresciana. Questo allora per dire che attraverso quest'opera importante di Roncalli e Parolino tutte queste località entrano in Europa. Abbiamo una dimensione europea raggiunta da queste relazioni, anche le relazioni dei piccoli comuni. Io non mi sono dilungato sulle relazioni su Orcei Novi oppure su Leonatus, Orzi Nuovi, Leonato, ma abbiamo relazioni di piccoli, relative alla situazione sanitaria di piccoli paesi, che attraverso questo tramite di Roncalli e Parolino si diffondono in tutta Europa. Cremona. Paolo Valcarenghi ha appunto una visione razionale della medicina, egli pubblica quest'opera che è esemplificativa, paradigmatica, Medicina Razionale, Nationalis ab Recensiorum Mentem Observationibus ad Auctam, e tutte queste figure sono poi ricomprese, faccio questo esempio, in una polemica, una delle tante polemiche della metà del Settecento, su una giovane cremonese che vomitava sassi, chiodi, aghi e quant'altro, e si innesca fra queste, tutte queste figure, Valcarenghi, Ghisi, lo stesso Roncalli, Fromond, una grandissima discussione, come era l'uso d'epoca, ma che ci indica anche una divisione di scuola che è una divisione di Stato, i cremonesi contro i cremaschi, perché i cremaschi guardavano a Padova l'innovazione, Cogrossi, e i cremonesi in buona sostanza Pavia, la tradizione, anche se Paolo Valcarenghi, pur essendo cremonese e guardando a Pavia, era stato incaricato dal vescovo Alessandro Litta di dirimere la questione, e quindi questa evenienza è anche un esempio importantissimo per la storia della medicina legale, in qualità di medico razionale, quindi questo vescovo di Cremona, Alessandro Litta, lungimirante, che incarica un medico nuovo dalle idee progressiste, diremmo con un altro termine, se mi consentite questo errore, di indagare. E su Martino Ghisi abbiamo già detto che è allievo di Paolo Valcarenghi, e in quest'opera descrive, nella seconda lettera che contiene qui, come si legge nel titolo, l'istoria delle angine epidemiche degli anni 1747-48 a Cremona, la difterite, ed ha un dato inconfutabile. Per chi fosse interessato, recentemente è stato pubblicato questo volume a cura dell'Associazione Professionisti di Cremona, che inquadra tutti questi problemi e tutti quelli della storia delle professioni, tutte le professioni, non solo quelle sanitarie, a Cremona. 800. A me venivano in mente due esempi. Il primo è di due fratelli, Carlo e Alessandro Poma.
Se diciamo Carlo Poma, forse tutti noi abbiamo ben presente l'azienda ospedaliera di Mantova, e questo mi consente di parlare un pochino di Mantova, visto che Roncalli non ne parla, e facciamo così. Tutti dovrebbero avere forse un ricordo di Carlo Poma, martire di Belfiore, di tutte le vicende che lo legano al nostro risorgimento nazionale. In realtà c'è poi anche un fratello che si chiama Alessandro Poma, e non si potrebbe capire la breve vita di Carlo Poma senza avere un po' presente la vita del fratello maggiore. Tutti e due medici, tutti e due impegnati nell'ospedale di Mantova, tutti e due laureati a Pavia. Carlo Poma si laurea con questa tesi sulla narcosi prodotta dall'etere. Lui discute la tesi nel 1848, ma se leggiamo questa dedica, datata appunto 19 dicembre 1848, tu non ignori le circostanze che mi impedirono l'anno scorso di pubblicarla, non sappiamo quali siano, ma quindi questa tesi era preparata nel 47, quindi proprio si trattava di una possibilità terapeutica, possibilità di intervento nuova. Nel 1847 era arrivato l'etere da noi, e i primi esperimenti a Pavia li aveva fatti Luigi Porta, il grande clinico chirurgo del tempo, e quindi abbiamo un'attenzione di questo giovane medico agli aspetti della grande attualità medica del tempo. Ma in realtà il fratello Alessandro si laurea qualche anno prima, ed è una figura poco studiata e più interessante, con una tesi intitolata Sugli odori. E uno potrebbe dire, ma non voglio parafrasare un famoso politico di qualche anno fa, ma con espressione molisana uno direbbe, ma che ci azzecca una tesi sugli odori in ambito medico? In realtà, leggendo questa tesi, che è qui, uno volesse vederla poi la potrà vedere, in realtà abbiamo un interessante riferimento a problemi che le aziende ospedaliere lombarde hanno vissuto in termini molto moderni e attuali. Mi riferisco al problema della divisa dei professionisti che operano nell'ambito dell'azienda ospedaliere e del problema del codice colore. Potrete dire, è una cosa buffa, è una cosa strana. In realtà in questa tesi c'è un passo molto interessante, che è questo. Alessandro Poma studia la relazione fra colore e tessuto, identifica in una gamma il tessuto migliore da usarsi da parte del personale sanitario, che è quello di cotone bianco, e nell'altra gamma il tessuto da non usarsi, cioè quello di lana nera scura. E uno potrebbe dire, ma le esigenze, è quello che pensavamo anche noi, ma lì sono le esigenze? Sono le esigenze igienistiche. Ma qui siamo nel 1845, le teorie microbiologiche non si sono ancora diffuse, men che meno si parla di disinfezione in termini moderni. Eppure Alessandro Poma, sulla base di studi tedeschi e inglesi del tempo, stabilisce che il miglior tessuto da usarsi per i sanitari sia il cotone bianco, perché è quello che si impregna meno di sostanze, di odori, di sostanze dannose. E quindi per noi è stata anche una piccola scoperta il riportare almeno di 50 anni indietro e alla realtà mantovana e pavese, lombarda, una riflessione che è diventata di attualità quando negli ultimi tempi si è deciso di dare un tessuto di un certo tipo agli operatori sanitari, ai professionisti, un colore che lo identifica. È una curiosità, ma ci dice molto sul tempo. In realtà poi la cosa più interessante di quel tempo, del biennio 1849-50, è quella relativa alla formazione, perché voi sapete che in realtà a Bergamo non si sono mai dati corsi universitari di medicina completi, fino ai tempi recenti, e invece no, perché nel biennio 1849-1850
a Bergamo furono dati per un biennio corsi completi di laurea in medicina, perché il governo militare di Radetzky aveva chiuso l'università di Padova e di Pavia, ma non poteva fermare l'istruzione superiore. E quindi negli ospedali grandi, nelle città capoluogo di provincia, Lodi, Crema, Como, Mantova, Sondrio, Cremona, laddove esistevano quei grandi ospedali dei quali ha parlato il professor Onger, si davano corsi completi di medicina. Per molte realtà questo è stato l'unico momento nel quale, a livello della formazione medica universitaria, si sono dati corsi universitari. Certo, poi gli studenti andavano a studiare, a sostenere gli esami a Pavia o a Padova, ma la formazione veniva fatta in questo modo, ed era una formazione moderna, perché era una formazione ospedaliera, e qui mi rivolgo al direttore generale ovviamente, era una formazione ospedaliera, era una formazione decentrata, era una formazione accreditata, perché l'università aveva l'unico ruolo, non funziona più, l'università aveva l'unico ruolo di... No, proprio... Era una formazione accreditata, perché l'università aveva come compito quello di essere l'ente accreditante nei confronti dei docenti, e quindi doveva garantire la bontà dei docenti e la struttura, chiaramente veniva data dall'ospedale, e poi c'era una verifica ex post sul risultato. Questo per dire che attraverso le vicende di questo periodo mantovano, non solo mantovano, possiamo avere questi spunti interessanti a mio modo di vedere delle riflessioni. Ma chiaramente, e questo è un testo che abbiamo pubblicato qualche anno fa su incarico dell'azienda ospedaliera, chiaramente mi avvio alla conclusione, non perché per non prendervi molto tempo, la figura centrale non può che essere Lussana, insomma, e non può che essere un concetto geografico. Dalle valli Lussana parte nella sua esperienza di medico e di scienziato, e arriva alle neuroscienze, arriva alla cattedra di fisiologia di Parma e di Padova, ma sempre il riferimento scientifico è quello alla sua esperienza di medico condotto nelle valli, sia nella Valta, Val Brembana, nella valle di Serina, sia nella Val Gandino, sia poi quando torna anche impegnato amministrativamente nella sua Cenate. E ora voglio ricordarvi alcuni esempi di opere. Questi sono i primi lavori di Lussana del 1849, pubblicati sulla Gazzetta Medica Lombarda, e a proposito di uno di questi lavori sulla polmonite voglio solo ricordare la sua statistica, che ci dice anche dove operava: Santa Croce, Brumello, Stabello, Sedrina, Botta, San Pellegrino, i luoghi della Val Brembana. Ma passano pochi anni, lui si definisce già di Gandino ovviamente, e pubblica questo volume curioso, le sue poesie scientifiche, si inserisce in un filone, quello della poesia di Grascalica, che a Pavia parte da un altro grande bergamasco, Mascheroni, Lorenzo Mascheroni è il suo invito, e anche lui, pensate, pubblica un'ode dedicata a un'alga, intitolata Gli amori della Fuca Grostide Maggiore, un'alga marina, e questa sua poesia è la sua tesi di laurea. Immaginate, all'Università di Pavia il professore, la commissione di laurea si è trovata dinanzi a questa dissertazione. Che una, è una, delle dissertazione. Nove, una delle nove, erano più di una. La dissertazione, poi c'erano le tesi defendente che erano una cosa completamente diversa, ma la sua dissertazione era questa ode dedicata a un'alba. Eppure, insomma, era molto, fatta molto bene, se volete leggerla è qui, e lui si laureò molto bene ovviamente. Ma anche quando è ormai
a Parma, e questo è un manoscritto che è conservato in Angiolomai, e qui ringrazio la direzione per avermi dato la possibilità di riprodurlo. Questo è un disegno di Lussana, era anche un artista di prima grandezza. Si parla della teoria frenologica di Gall, che stiamo studiando e rivalutando assieme a un altro gruppo sempre bresciano milanese di studio. Ma qui vedete in piccolo, lui si riferisce Filippo Lussana di Gandino, quindi lui è già a Parma come professore, ma il riferimento è alle valli, e allora il messaggio è proprio quello. Ovviamente l'omaggio al volume che è citato. Noi stiamo studiando, continuando a studiare Filippo Lussana, abbiamo pubblicato un primo lavoro su Neurological Sciences qualche anno fa, e adesso abbiamo pubblicato un piccolo lavoro in collaborazione con l'Istituto Lombardo, l'Accademia di Scienze Lettere di Milano, perché abbiamo trovato documentazione d'archivio inedita di Lussana e su Lussana che lo inserisce nel contesto generale dell'evoluzione delle neuroscienze ottocentesche lombarde. E ovviamente non posso non sottolineare che l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bergamo è stato recentemente intestato in titolo a Filippo Lussana. Le vicende della medicina della Lombardia orientale sono complesse. Io ho dato per scontato l'evoluzione della medicina per come la conosciamo noi. Molti spunti ci sono, e credo molti spunti verranno dalla indagine in cui parlo da fruitore di questi archivi. Vi ringrazio. Grazie a professor Onger, al professor Porro, due relazioni che tracciano un quadro ampio della medicina e di singole figure di singoli medici nei secoli passati. Mi permetto solo di fare due puntualizzazioni, due precisazioni. In relazione all'intervento del professor Onger, il riferimento interessante alla riforma ospedaliera del 400, che vede la nascita del nostro ospedale grande, poi diventato maggiore, poi riuniti oggi Papa Giovanni XXIII. Ecco, il riferimento che aveva fatto all'ubicazione di questo ospedale nel prato di Sant'Alessandro, antistante la fiera. Ecco, volevo solo ricordare che, giustamente, come ha detto, gli utenti dell'ospedale nel 400-500, ma anche nei secoli successivi, sono i trovatelli, gli esposti. E l'introito degli affitti degli spazi della fiera, delle botteghe di legno prima e poi muratura della fiera di Sant'Alessandro servivano soprattutto per finanziare appunto il mantenimento degli esposti, che ha raggiunto anche la considerevole cifra di 1200 assistiti, quindi nei secoli scorsi. Quindi gli esposti trovatelli come gli utenti del servizio ospedaliero 4-500esco, ma anche poi fino all'Ottocento. L'altra considerazione rispetto all'intervento del professor Porro, queste figure di medici lombardi, riferimento a Lussana è conosciuto anche soprattutto come grande pellagrologo. La pellagra, vedremo, prima della tubercolosi, che comincerà a diventare devastante fino all'Ottocento, inizio Novecento, era stata la malattia delle nostre valli, delle nostre plaghe. Aveva minato la salute dei contadini, e quindi è chiaro che Lussana, che vive nelle valli bergamasche, è medico condotto prima in Val Brembana, poi in Val Cavallina e poi a Gandino, sarà medico dell'ospedale di Gandino, studia e dedicherà molti studi a questa malattia. Ecco, in un momento di emergenza verso il 1883, cito dalla relazione di Federico Alborghetti, c'è la necessità a livello provinciale di creare una serie di presidi diffusi sul territorio, e qui mi collego al lavoro di oggi, e vengono individuati questi ospedali di campagna, ospedali delle varie realtà dei paesi della nostra provincia, e qui troviamo enumerati anche molti degli ospedali di cui noi poi parleremo, appunto, parleremo dei loro archivi. A dire che certo che la storia ospedaliera di Bergamo è la storia del grande ospedale,
ma attorno al grande ospedale, soprattutto nei momenti anche di emergenza per l'Ottocento, c'è questa rete molto diffusa di ospedali rurali che erano metà tra gli ospizi di assistenza, presidi ospedalieri con 4-5 posti letto, che però poi nei momenti di emergenza diventano molto importanti. Non voglio dilungarmi, ci aspetto una pausa caffè, 10 minuti, poi inizierà l'ultima parte di questo incontro, è la parte più importante perché gli archivisti che hanno lavorato negli archivi di questi 8 ospedali ci presenteranno il lavoro che hanno svolto. Grazie, a dopo.